Buonasera Daniele Altobelli, Pasquale Cangianiello di Lazio TV. Ti chiedo se ti piace questo ruolo di centrale difensivo che comincia a non essere più emergenziale, se magari può essere un'ipotesi per la seconda parte della tua carriera. Grazie. Ma in realtà mi era capitato soltanto una volta qualche anno fa, a partita in corso, di, tra virgolette, di mettere una pezza in quel ruolo. E oggi c'è stata questa necessità, e quando mi si è mai chiesto se me la sentissi o meno, ho dato la mia disponibilità. E niente, per un centrocampista su alcune situazioni magari è più facile giocare dietro, però su altre, se non hai esperienza, se non hai lettura, è tosta, è difficile. Quindi mi sono applicato al massimo e ho cercato di dare il mio apporto a quello che serviva per la squadra in quel momento. Daniele, buonasera. Ecco, con il Francavilla dovevi giocare, poi i problemi intestinali non ti hanno permesso di giocare. Oggi una partita che si stava mettendo male, proprio perché un uomo in meno su un campo difficile come questo di Latina. Come reputi, diciamo, ecco, la prestazione della squadra, non della tua in particolare, perché ecco, avete concesso comunque relativamente poco, però è ovvio che poi anche di occasioni ce ne sono state poche davanti. Ma io credo che è stata fatta una buona partita. E nel primo tempo, fin quando eravamo in parità numerica, abbiamo battuto colpo sul colpo, e poi logicamente, come hai detto tu, rimanendo in inferiorità per 45 minuti, sapevamo che c'era da soffrire, ce lo siamo detti, però ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto proviamo a portare almeno un punto a casa, proviamo a non subire gol, e credo che l'abbiamo fatto bene, concedendo poco e niente nonostante l'inferiorità numerica. Daniele, l'espulsione a fine primo tempo ha un po' condizionato chiaramente il match per l'errore che è stato difensivo di più mercati, però oggi avete dimostrato ancora una volta di essere in campo col piglio giusto e con la volontà di continuare quella serie positiva. Terza partita senza subire gol, può essere questo un ruolo, anche perché ci sarà emergenza anche nelle prossime partite, probabilmente al centro della difesa, che si sposa al meglio col momento per te anche del campionato? Ma per quanto riguarda la prima parte, sì, avevamo intenzione e voglia di dare continuità ai risultati positivi e al cammino che abbiamo intrapreso. Questo faccio un appunto, un gruppo di ragazzi eccezionali, un gruppo che lavora, che anche nelle difficoltà non ha mai mollato e soprattutto che è rimasto coeso. Non è, al giorno d'oggi non è scontato, molte volte si dice nelle sale stampa, no? Nelle squadre, qualsiasi che esse siano, il gruppo, ma questo ci metto la faccia, è un gruppo veramente che mi è capitato poche volte, ecco, in carriera, di stare in un gruppo così affiatato, di uomini veri, di persone che hanno valori importanti. E quando c'è questo alla base, a prescindere da quelle che sono le qualità tecniche, secondo me si può fare qualcosa di importante. Cosa non lo so di preciso, però si può fare qualcosa di importante. L'abbiamo dimostrato, come hai detto tu, oggi, nonostante l'inferiorità numerica, ci siamo uniti ancora di più, ci siamo aiutati, non abbiamo mollato, è una squadra che non molla mai, che sta lì sul pezzo e che si aiuta, in ogni difficoltà si aiuta, e questo è tanta roba. Per quanto riguarda il ruolo, invece, sto a disposizione. Per questa causa mi metto a disposizione come ho sempre fatto da un anno e mezzo a questa parte, quindi come oggi ho dato una disponibilità a giocare in quel ruolo, siamo in difficoltà, lo sappiamo, perché difensori di ruolo non ce ne sono. Se dovesse cambiare, se il mister riterrà opportuno, sicuramente non mi tirerò indietro. Ciao Daniele, buonasera. Senti, tu sei entrato nel secondo tempo quando c'era stata quell'espulsione di Vimercati che ha condizionato molto la gara della Juve Stabia. Secondo te si può parlare di un'occasione persa, soprattutto per ciò che è stato nel primo tempo, quando c'era questo Latina che era abbastanza timoroso della Juve Stabia nella prima frazione di gioco? Ripeto, come ho detto prima, il primo tempo quando stavamo in perdendo media, stavamo in partita, abbiamo avuto qualche situazione pericolosa con D'Agostino, altre due o tre potenziali che magari abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Mi ricordo l'azione, quella, una bella palla di Berardocco per Pandolfi che ha mancato l'aggancio. Sicuramente se non fosse capitata l'espulsione sarebbe stata un'altra partita, però fa parte del calcio, fa parte del gioco, e devi essere bravo a calarti nella situazione e cambiare in base a quello che richiede la partita. Io credo che in questo siamo stati molto bravi. Ciao Daniele, dopo due vittorie, un esame di maturità, molte volte dopo due vittorie appunto un po' difficile ripetersi, cioè, ma credo che a questo punto oggi sia stato anche un esame superato, al di là del pareggio finale, però la grande forza del secondo tempo ha fatto capire a chiare lettere che la squadra c'è, è un gruppo che può svidere la sua. No, mi trovi d'accordo su tutto, ripeto, vogliamo dare continuità, perché andare fuori casa è portare un punto, un uomo in meno, non prendere gol su 14 partite, questa è la settima partita che non prendiamo gol, cioè questi sono dati secondo me importanti, perché la categoria la conosciamo purtroppo tutti molto bene,
Non è scontato e non è facile, quindi ripeto, ci sono grandi qualità su cui possiamo costruire qualcosa di importante. Buonasera Daniele, sicuramente è una difesa sempre molto attenta, obbediente, pronta, ma dalla parte interna quale sei? Cosa è mancato per fare gol? Mario, il secondo tempo è difficile commentare la fase offensiva perché in Friuli Venezia fuori casa e Latina alla ricerca della vittoria, quindi non era difficile, però nonostante quello ci abbiamo provato qualche volta pure con il fraseggio, magari provando a innescare Pandolfi in profondità su qualche palla inattiva. Ti ripeto, in inferiorità numerica, secondo me sulla fase offensiva proprio, no? La fase di possesso, la fase offensiva è difficile commentare perché le difficoltà diventano maggiori, però credo che nelle ultime partite, compresa Pescara, che non abbiamo portato punti a casa, la squadra sta rispondendo alla grande, creando spesso e volentieri molte occasioni da gol, 3-4 limpide a partita, e sono convinto che se continuiamo così piano piano, mi auguro soprattutto per gli attaccanti che ci tengono, si sblocchino e arrivino più gol, ecco. Ultima cosa sui tifosi, solo una cosa sui tifosi. Ma la piazza ormai la conosco bene e la Curva Sud è qualcosa di incredibile, no? Perché devo leccare tra virgolette il culo, passatemi il termine, ma hanno dimostrato anche oggi in 300 qui a Latina, ci sono stati sempre vicini, qualche fischio è arrivato, qualche contestazione è arrivata, ma come è normale che sia. E credo che anche tra noi e loro si è creato un bel rapporto e siamo contenti di regalargli soddisfazioni, soprattutto in trasferta, perché sappiamo che loro ci tengono quando si muovono, quindi sempre si muovono in tanti, e niente, quindi se continuiamo così alimentiamo l'entusiasmo della città, della piazza, e siamo i primi noi ad esserne orgogliosi, perché comunque allo stadio sia in casa che fuori ci trascinano, ci aiutano e vanno solo ringraziati per questo. Grazie.